2 minuti. Ho sentito prima parlare di elezioni, parlare di alleanze. Meno male che è sparito da noi il concetto che per le prossime elezioni delle bocciofile provinciali, le nuove province di secondo livello, è passato che noi non stiamo insieme alla maggioranza che oggi ha vinto. È passato che noi dobbiamo starne fuori perché loro non riusciranno a fare nulla e se noi fossimo insieme a loro in squadra direbbero che noi siamo complici del nulla che dovranno fare nei prossimi anni dopo i tagli che abbiamo avuto. E poi io vi lascio e voglio chiedere da questo microfono, ma lo farò anche domattina alla radio, che cosa c'entra Matteo Renzi a inaugurare mercoledì un'autostrada privata, pagata solo dai privati, la Brebemi? Che non si faccia vedere e non metta anche lì il suo cappello, che mi pare l'abbia messo già abbastanza da altre parti. Il governo non ha fatto altro che osteggiare per più di 10 anni, e mi ricordo quando al Senato negli anni 2000 volevano far cadere il diritto di avere la prelazione, ovvero di poter partecipare alla gara d'appalto vincendo anche se un altro aveva offerto di più pagando come lui, perché volevano venire i parenti degli amici. I privati ci sono riusciti, le province di Bergamo, di Brescia e di Milano ci sono riuscite, la regione Lombardia ha dato una mano, il governo non l'ha mai fatto. Che Renzi stia a casa e si guardi l'inaugurazione per televisione. Ciao.